Eccoci qua di nuovo con la seconda puntata. Qualcuno non ci avrebbe scommesso. La seconda puntata del Lancillotto il Maestro d'Oro. Questa sera abbiamo anche dei personaggi abbastanza particolari. Non so se vedete alla mia destra. In questo periodo di pseudo-guerre bisogna fare attenzione anche a presentare subito i personaggi in sala perché sono barbuti, potrebbero somigliare anche a degli intromessi dal punto di vista bellico. In realtà sono tutti e tre italiani. Centrale è mio fratello, studioso di dialetti, personaggio abbastanza eclettico oltre che pittore, personaggio da prendere con le pinze, però Sì, nel senso buono. sì, sì. Gli altri due personaggi seduti al nostro tavolo questa sera sono i proprietari del microbirrificio Felice. Felice, e difatti, Valerio Nolli e John Caratoni. Questa sera parleremo soprattutto con loro della loro attività, del perché hanno aperto sul lago di Garda, della loro tipicità, del loro modo di fare le birre, che sono birre molto particolari e che io ritengo comunque estremamente valide. Non perché le ho assaggiate, non guardatemi male, ma perché ritengo che i profumi e certe tipicità di queste birre siano veramente da prendere in considerazione. Questa sera parleremo per la prima volta di territorio, partendo dalla Val d'Orizzo, dalla zona di Bagolino, parlando di un formaggio, il famoso formaggio che dovrebbe essere l'ambasciatore dei formaggi italiani, che è il Bagos. Controverso perché anni fa la UE voleva toglierlo dalla produzione assieme al pecorino di fossa per la modulazione di produzione, chiamiamolo così, perché altrimenti parliamo di altri termini e andiamo nel difficile. Resta il fatto che comunque è uno dei prodotti da difendere a livello nazionale per quanto riguarda il settore dei formaggi e io sono uno strenuo difensore, infatti gli amici mi chiamano scherzosamente l'ambasciatore del Bagos. Parleremo di questo, ma non solo. Intanto, buonasera e ben accolti a tutti. Non ho presentato l'ultimo ospite, l'indifendibile Chiara Garioni, lingua tagliente, Sioux, che parlerà stasera, parlerà stasera di ville e dimore del Garda, e non a caso. Intanto, buonasera. Io cedo la parola in questo momento a Franco Liloni, mio fratello, esperto di dialetti. Parlerà dell'origine del termine bagos e io seguito parlerò anche del formaggio spiegando effettivamente quello che molti di voi non sanno sul bagos. Prego, Franco. Bene, devo dire una cosa, la mia vicinanza, il mio legame con la comunità di Bagolino, di Pontecafaro, di Condino, di Storo, ultimamente diciamo, si è intensificata a causa proprio del lavoro che sto portando avanti sul dialetto delle Val Giudicarie e della Val Sabbia. Ho indagato approfonditamente anche le questioni, diciamo, linguistiche dialettali di Bagolino e di Pontecafaro e anche le questioni, diciamo, filologiche, l'origine, per esempio, della toponomastica del luogo, che molti non sanno, mette in relazione diretta con tanti aspetti storici e umani. La toponomastica, studio dei luoghi, del nome dei luoghi, serve anche a far capire molte cose che finora si sono tralasciate, si sono dimenticate nel corso del tempo, abbandonate proprio in ambiti recessi. Bagolino, un'ultima, diciamo, teoria che io stesso ho portato avanti, Bagolino ha la stessa radice, potrebbe avere la stessa radice di Bagos, perché Bagos è un attributo della popolazione, della cultura e anche del formaggio. Ma in realtà, se noi andiamo nel passato, troviamo che la parola Bagos, con la B e H aspirata, Bagos, vuol dire faggio, da cui Bagolino potrebbe derivare da Bagos, Linos, da Plinos, simile al plenus latino in gallico, con la caduta tipica delle lingue celtiche della P, che vuol dire pieno. Quindi Bagolino potrebbe significare pieno di faggi. E Bagos potrebbe a sua volta derivare da una componente che ha a che fare col faggio. Voi mi chiederete, ma cosa significa tutto questo? Bene, nelle mie ricerche che ultimamente ho portato avanti nel territorio di Bagolino, perché dialetto e storia locale e natura locale vanno a braccetto,
Ho trovato che, per esempio, al di là della radice vagos, che in gallico e poi in greco phagos vuol dire faggio, in latino phagus, e hanno una radice che ha a che fare con phagein, che in greco vuol dire nutrirsi, da cui antropofago, quindi si nutre di uomini, zoofago, no, tanto per dire. Ecco, le prime, diciamo la verità, i faggi hanno costituito per tantissimo tempo l'alimentazione con le fagiole, prima dell'arrivo delle castagne. Appartengono tutte e due allo stesso ordine botanico e hanno dei principi simili, ecco. Allora, torniamo a noi. Bagolino, luogo pieno di faggi. Nelle mie ricerche ho trovato che il bagos, per tanto tempo, fino a non molto tempo fa, era preparato con la legna di faggio, e solo con la legna di faggio, perché probabilmente la legna di faggio dava origine a una, diciamo, oltre che al calore, anche a un profumo, una presenza, o forse era una questione di economia locale, il faggio è presente. Vabbè che ci sono anche altri legni, c'è la betulla, c'è il nocciolo, c'è il carpino, c'è l'abete, però il faggio aveva un aspetto importantissimo, da cui deriva questa connessione tra bagos e vagos e faggio. Questa è una teoria, è un'ipotesi che potrà trovare una legittimazione nel futuro, però da questi studi dialettali emerge anche questo aspetto. Grazie, altro... Marco. Non ti voglio interrompere. Certo. Mi hai presentato in maniera inaspettata e abbastanza gustosa quello che è formato. Beh, sono andato a ricercare queste cose, e queste sono chicche che ho riservato per stasera, anche perché sono scoperte negli ultimi giorni. Ecco, un'altra cosa, il termine bagolino per tanto tempo è stato sottoposto a tutta una serie di ipotesi. Qualcuno diceva bagolino come piccolo escremento. Non è assolutamente vero. Pagus Lili, abbandonata ancora 50 anni fa come componente perché non risponde alla verità, cioè il Pagus di Livio. Ecco, niente a che fare. Può essere che veramente Bagolino derivi da quello che ho detto io poc'anzi. Valdorizzo, che i bagossi non chiamano Valduris, la chiamiamo noi bresciani. Bisogna dire una cosa, il dialetto di Bagolino rappresenta una peculiarità all'interno degli idiomi, dei dialetti della Lombardia e anche del Trentino, vicino e confinante, estremamente importante. Io stesso mi sono preso la briga di fare un libro sul dialetto di Bagolino e Pontecafaro, su frazione che hanno, cioè presentano delle differenziazioni. Perché? Perché il dialetto di Bagolino può mostrare molte chiarificazioni anche a livello storico. Sapete benissimo che il dialetto spiega la storia e la storia spiega il dialetto. La toponomastica spiega entrambi e da entrambi viene spiegata. C'è un circolo vizioso che lega insieme tutte queste componenti. Allora, Bagolino, i bagos, quando vanno in Val d'Orizzo, non dicono non a Val d'Uris, non a Lael, con questa A chiusa, anteriorizzata, oscurata, che è tipica del dialetto della Val Giudicarie bassa, per esempio Stor e Condino, ed è tipico anche di certe zone della Val Camonica. Se è vero che c'è un rapporto tra ethnos e glossa, cioè tra lingua e popolo, possiamo benissimo dire che tutto quello che permea la cultura di Bagolino, e il bagos è un rappresentante importantissimo, ha a che fare anche col dialetto. Il dialetto è peculiare, quindi anche la popolazione è peculiare, anche le tradizioni sono peculiari. Dobbiamo dire che probabilmente i primi insediamenti di Bagolino erano insediamenti di tipo retico, poi contaminati da componenti di cultura gallico-celtica che provenivano dal basso, e pian piano poi è arrivato anche il dominio romano, gens Fabia, che collegava le Val Giudicarie con tutta la provincia di Brescia, e poi la predicazione del Vangelo da parte di San Vigilio. Quindi un collegamento, una testata di ponte tra Brescia, la Val Camonica
la Val Giudicaria e la Val Trompia. Il dialetto di Bagolino presenta caratteristiche di tutte queste plaghe e presenta anche una connessione con gli antichi dialetti lombardi che si trovano in Val Rendena e anche a vicino a Bergamo, nelle valli bergamasche. Questo per dire che allora, quando noi troviamo un dialetto, come ho fatto io il libro sui dialetti di Cilergo, Paspardo e così, troviamo dialetti molto particolari, molto arcaici, vuol dire che la popolazione non si è mescolata con altre popolazioni, vuol dire che la popolazione ha mantenuto con orgoglio, ecco esattamente, quindi il dialetto come spia di una deriva genetica, di una deriva sociale, di una deriva anche storica, poi è arrivata la Serenissima, prima ancora tutte le dominazioni. Franco, vuoi dire tutto stasera? No, ma è importante, qui dentro c'è tutta la storia, lo sto dicendo, guarda della, anche della Serenissima che è arrivata, dei Lodron vicino, confinanti, con i quali avevano un rapporto molto contrastante, anche in certi momenti ricco anche di componenti produttive, però normalmente c'è sempre stata, percorrendo la storia di Bagolino, ed è giusto che io ricordi anche gli storici di Bagolino, Abitare in sta terra, l'associazione che se n'è occupata, Luca Ferremi, Ricchi Edei, il professor Alberto Vaglia, tantissimi si sono, Lorenzo Pellizzari, si sono dedicati a questa cultura. Non si potrebbe parlare del Bagos se prima non abbiamo questi cenni, questo flusso che è diacronico nel tempo di come è avvenuta l'evoluzione della popolazione di Bagolino, la popolazione di Bagolino che anche nel carnevale mostra tratti specifici. Quindi cosa vuol dire questo? Allora vuol dire una popolazione che ha attinto molto intelligentemente dalle comunità vicine usi, costumi, componenti, ma trattenendolo con molto orgoglio e con molto senso quasi autarchico nella propria comunità. Autarchico sicuramente. Ecco, quindi il Bagos è anche il prodotto di tutto questo. Perché riceverà la chiave d'oro di Bagolino dopo questo. No, ce l'ho già. Magari hanno già detto che per quel lavoro che sto facendo, anche perché ho rischiato anche di peggio andando a Bagolino. Comunque fa niente. Stavo dicendo che anche il Bagos rappresenta, diciamo, la punta dell'iceberg di tutta una situazione che dovrebbe essere indagata ulteriormente. Ecco, Val Dorizzo, come la chiamano loro, la valle. Ecco, Dorizzo, la radice uguale alla radice di Douro in portoghese e di Duero in spagnolo, di Dora Balte e Dora Riparia, è una radice mediterranea pre-indoeuropea che significa torrente. Tutto lì, ma siccome nei dialetti della Val Camonica, nei dialetti bergamaschi e nei dialetti di Bagolino, c'è una convergenza semantica che in altri ambiti si è persa, noi quando diciamo la Al o la Val, diciamo la Valle. La Val o la Al è il torrente che poi genera la Valle. Quindi anche Vai, al plurale, che è il termine per Vaglio, vorrebbe dire insieme di torrenti, e difatti vediamo 5 sorgenti di cui solo 2 possono funzionare perché le altre sono state coperte, perché i 2 che avevano i soldi per poterle fare funzionare le hanno fatte funzionare, ma ci sono 5 sorgenti importanti a Vaglio. Ecco, tutto questo per chiudere il discorso. Grazie Franco. E presentiamo allora il formaggio che ti ho dato in abbondante porzione, ma ti fa bene perché sorge anche la storia quasi mitologica sul potere, quasi posso dirlo, di sviluppo di certe questioni ormonali. Allora, ecco la mia accesa. Allora, sappiamo benissimo che il rapporto tra i glucidi, i lipidi e i proteidi influenza anche la componente ormonale. Sappiamo benissimo che il testosterone è in relazione anche con la sensibilità o l'insensibilità dell'organismo nei confronti dell'insulina. Allora, un'alimentazione ricca di proteine a una certa età nel nostro ambito cronologico serve per combattere anche l'insensibilità all'insulina, che può, in senso prodromico, portare al diabete 2. Quindi questo è un alimento ricchissimo anche in proteine e molto bilanciato da questo punto di vista. Ma lo sai che è un formaggio di latte magro, non di latte intero? Non credo che te lo spieghi. E questo è l'eccezione. Perché molti, pensano che sia derivato un formaggio derivato dal latte intero, in realtà non è vero. Hanno fatto delle prove, ancora no adesso logicamente, perché non è 20 anni che fanno il Bagos, è secolare. E purtroppo si rompevano proprio per la grassezza stessa del latte, per la tipologia originale
di certe colture, anche di certe erbe del pascolo che facevano le mucche, determinava proprio questa crepatura, chiamiamola così, della forma, da cui derivava anche una certa tipologia di formaggio che molti non mangiano più, che la tara, parliamoci chiaro, perché veniva attaccata da batteri, veniva attaccata anche da muffe, sì, esattamente. Resta il fatto comunque che bisogna ritrovare il ceppo originale del Barossa. Io qua lancio non una pietra ma un boomerang, perché come sempre io mi assumo le mie responsabilità. Il Barossa, quello di Malga, è una cosa, Malga d'Öl, d'Asdana, e i laghi, quelli piccoli sotto, sono 6-7 malghe veramente certificate. Purtroppo io ho avuto un'esperienza abbastanza negativa nei miei piccoli viaggi culinari, finire in zone sperdute dalla Toscana, dalla Puglia o a Roma addirittura, e trovare il Barossa. Il Barossa che mi ho assaggiato e in realtà non ho assolutamente riconosciuto. E qua lancio i puntini sospensivi, perché la questione è molto lunga, molto delicata. Ho già rischiato a dire le cose che penso sulla questione proprio dei consorzi, non solo del Barossa, ma il consorzio d'Abito e altri consorzi montani. Io sono per un'oligarchia alimentare e dico, ma che cazzo vuol dire? Scusatemi il termine, cosa vuol dire? Non cazzo, purtroppo mi scappo ogni tanto. Cosa vuol dire oligarchia alimentare? Ritengo che certi prodotti abbiano dei paletti distributivi insormontabili. Non possono essere distribuiti certi formaggi, certi salumi, certi prodotti che vengono prodotti in valli a bassissima concentrazione anche di animali stessi. Non possono essere prodotti e distribuiti in grande distribuzione. Io sono assolutamente contrario a questo discorso. Piuttosto creerei un discorso inverso, un turismo legato, come dico già da anni, io non valgo nulla ma io lo dico, un turismo legato a una riscoperta di queste zone. Benissimo, volete mangiarvi, faccio un altro esempio, pecorino di fossa, benissimo, sapete dove andare. Non andate a cercare l'aggettivo, non è pecorino di fossa, è il suo gemello stinto, slavato. Lo dico chiaramente, è impossibile che se ci sono delle dinamiche di produzione vengono superate di 6, 7, 8, 10 volte quella che è la produzione limite del territorio. Vuol dire che qualcosa non va. Vuol dire che il discorso che sto facendo io da 10 anni con il gruppo di Sovversivi del Gusto ha un suo perché. Ha un suo perché perché io sono per la rinascita delle culture valigiane, sono per la rinascita dei territori dove vengono prodotte queste cose. Facciamo un altro esempio, l'Ardo di Arnada. Facciamo un altro esempio, l'Ardo di Colonnata. Guardate quante tonnellate di lardo di Colonnata trovate in circolazione. E qua mi assumo la responsabilità. Vengono a dirmi che non è vero, che posso ricevere, diciamo, anche delle denunce dal punto di vista proprio, siccome siamo in una trasmissione pubblica. Benissimo, portatemi le prove che non è vera questa cosa e io assumo le mie responsabilità anche civili e penali. Io lo so che non lo faranno mai. Bisogna ritrovare quello che doveva essere il discorso iniziale di prodotti italiani, che sono insuperabili, non lo dico per autarchia, sono insuperabili dal punto di vista mondiale, non solo europeo. Noi battiamo per numero di formaggi i francesi, noi abbiamo dei salumi che sono molto meglio di quelli citati spagnoli e vi do anche le prove. Faremo una degustazione una sera con Cinta Senese e i tanto citati prodotti iberici. Non ho nessun problema, l'ho già fatta con dei gourmet, abbiamo già avuto delle risultanze, chiamiamole così, dei risultati proprio in degustazione comparata, in cui noi l'unico nostro problema come italiani è che non sappiamo difenderci e non sappiamo venderci come dovrebbe essere. Il governo non ha mai aiutato le piccole imprese, non ha mai aiutato le piccole produzioni, adesso l'Expo di Milano servirà solo le grandi strutture industriali di distribuzione. Io ho avuto l'occasione di poter partecipare con il gruppo e ho detto di no perché non era il caso, perché il gruppo che mi rappresenta, che io rappresento, nel loro piccolo, sono dei produttori che non possono assolutamente distribuire i loro prodotti all'estero, perché i loro prodotti sono quelli. Quando un contadino, quando un pastore produce 400 kg di formaggio in un anno, non può farne 4.000 per distribuirlo. Il prodotto è quello, lo vuoi, contatti, pastore, se hai un'attività te lo fa spedire, se non hai l'attività parti, vai e fai anche un favore all'Italia da riscoprire. Parti, vai a Magasa, vai in Valvestino, vai a scoprire Germano e Giolini, bisogna sbagliare il nome,
produttore da Tombea, che volevano fagocitare con una cooperativa che avrebbe distrutto le sue peculiarità. Lui fa pochissime centinaia di chili di formaggio all'anno. Se volete in Tombea, andate a visitare Cimarest, lasciate la macchina giù, passeggiate, fatevi una visita anche nella zona proprio rurale, dove vedete delle case che sono delle costruzioni incredibili che non esistono in altre zone della zona lombarda, se non mi sbaglio. Costruzioni di origine, no, veramente, sto parlando delle case a Cimarest, con tipici tetti, i percorsi anche bellissimi, peraltro. Ma con un cereale apposito, Sì. Io lancio solo una freccia su queste cose, lo so, sono un matto, sono un oste un po' troglodita, però io credo fermamente in un recupero di queste realtà, che credo siano un successo anche futuro veramente per quello che riguarda una dinamica di ripresa della società italiana. L'ho già detto la settimana scorsa, avevo già parlato degli insediamenti industriali in zone in cui non dovevano esserci, che non sono più competitivi dal punto di vista proprio tecnico. E allora, smettiamo, recuperiamo la zona con i soldi che stanno mettendo anche il governo per recuperare centri industriali che non servono a nulla, perché mettono un fumo negli occhi a dire recuperiamo 4-5.000 posti di lavoro per quanti anni? A che costo? Basta dire l'Ilva, basta dire anche l'inquinamento che c'è qua in valle. Signori miei, bisogna ritornare un attimo un passo indietro, ritornare a una struttura basata su turismo e agricoltura, ma fatta in maniera moderna. Non dico di ritornare con gli aratri cavalli, scherziamo, non è possibile. Si può agire in maniera intelligente, è un recupero serio e credo molto remunerativo dal punto di vista di impiego anche di manodopera, di quello che riguarda proprio la nuova generazione che non sa più dove andare a parlare. E non credo di sbagliarmi. Ho finito il mio sermone. Adesso vi presento Chiara Garioni, che parlerà delle more storiche.